buongiorno! Ciao a tutti ragazzi, è da un sacco che non faccio vlog, scusate il mio look da naufrago. Si ricomincia a fare vlog, da questo momento tutti i giorni, imprevisti permettendo, uscirà un daily vlog. Mi suona il telefono. In queste 2 settimane di assenza sono successi milioni di cose. Un po' sono narrate negli altri social, un po' invece sono state perse, perché ho perso il telefono. Però questa è un'altra storia di cui vi parlerò più tardi. Intanto è importante che non ci spostiamo da qua perché la luce fa schifo. Dove possiamo andare? Dunque, ci sono tantissime cose di cui dobbiamo parlare. La prima cosa, potete notarla da subito, non è solo confusione, è un trasloco. Questa, ragazzi, è camera mia. In questo preciso momento non c'è più. Ma in che cazzo di modalità sono? Ok, ho cambiato modalità. Questa è camera mia. Non c'è più niente, cioè non c'è più nulla di nulla. Non è probabilmente mai stata così ordinata come in questo momento. È vuota. Il corridoio è un campo da guerra. Camera di Frank è tornata come in origine, a parte il mio computer che è un attimo appoggiato lì. Il bagno è il solito. La sala è il mio deposito e stamattina era pieno di scatoloni. E anche camera mia era piena di scatoloni, perché devo rimbiancare tutto il muro, quindi ho dovuto togliere la roba, portarla di là e pian piano la sto portando nella casa nuova che presto vedrete. L'unica cosa che funziona ancora in questa casa è Bor. Ciao Bor. Ma ciao! Anche Bor ha una casa nuova, come potete notare, non ve l'ho mai fatta vedere neanche sugli altri social. Presto vi parlerò anche di quello, perché io non faccio mai niente nella mia vita. Non succede mai un cazzo e siete tutti testimoni, perché guardate i miei vlog e sapete che generalmente non faccio nulla di che. Porto la telecamera in assistenza e mi avevano detto che l'avrebbero tenuta per 3 giorni, invece me l'hanno restituita oggi, l'ho portata il 14, per cui sono passate quasi 2 settimane, 2 settimane precise anzi, quindi non sono stati fedeli alla loro parola, cosa che mi ha causato molti problemi perché non pubblico un cazzo di vlog da 2 settimane. Scusatemi, non è stata colpa mia, ma in fondo è stata colpa mia, mi dispiace, rimedierò. Morale della favola? Io non faccio mai niente, in queste 2 settimane in cui non ho avuto la videocamera con me è successo tutto, tutto, cioè... A parte che mi sono perso tanti di quei video da like, montagne di views, con titoli assolutamente clickbait che tutti sarebbero corsi virali, perché è successo tutto, ragazzi. E ve lo riassumerò appena finisco qua. Stamattina è venuto Tonno ad aiutarmi con il trasloco, a portare nella casa nuova degli scatoloni. Adesso stiamo aspettando 2 trasportatori che devono prendere il divano, la pianola e delle librerie e la scrivania che ho in camera, per portarle appunto nella casa in cui ancora non sto. Adesso sono ospite da mio padre per una o 2 settimane, finché non arrediamo la casa, rifacciamo l'impianto elettrico, cambiamo le finestre e forse il bagno. Ma poi ve ne parlerò meglio, adesso ve lo accenno soltanto. Arrivano i trasportatori, portiamo la roba nella casa nuova e poi vi parlo di tutto quello che è successo in queste 2 settimane di follia pura, di sfighe una dietro l'altra e anche di cose belle. È stata un'altalena continua di emozioni, paure, gioie, di tutto, è stato strano. Ve ne parlo tra poco, in rapida sequenza vi dico tutto quello che è successo e poi, se voi avete interesse di approfondire un determinato argomento, me lo fate sapere in descrizione, se buonanotte in descrizione, nei commenti, e allora magari vi parlo un po' di più di uno dei punti di queste 2 settimane. Intanto sono proprio contento di essere tornato a fare vlog, infatti non riesco a star zitto, sto parlando da un'ora, scusatemi se il vlog è iniziato di merda con io che parlo e basta, però devo dirvi un sacco di cose, tantissime cose, che triste la mia camera, e ve le dirò pian piano, non devo avere fretta perché sennò vi rompete i maroni giustamente. A dopo. Allora gente, vi do qualche news del caso. Stavo aspettando i trasportatori, che non avete visto nel vlog perché non sono venuti. Mia madre mi ha telefonato e mi ha detto che mentre venivano qua gli è esplosa una ruota del furgone che dovevano usare per prendere i miei mobili e portarli nella casa nuova. E la cosa bella è che dovevo fare questa cosa ieri, ma mio zio si è rotto il furgone, quindi party hard, festa grande, e i mobili sono ancora in casa. Domani però dovrebbero aver risolto il problema, lo portano subito a riparare, e se tutto va bene dovrei riuscire a portarli nella casa nuova prima che il proprietario di casa della casa vecchia venga a riscuotere le chiavi, perché domani alle 4:30 viene e ci caccia. Se i mobili sono ancora dentro sono fottuto. Però perché comunque, nonostante gli imprevisti, mi vedete felice? Perché è successa una cosa
Cioè, non so. È successa una cosa che non avrei mai creduto potesse capitare. E sono, e anche i miei amici a cui l'ho detto, sono, siamo tutti sconvolti. Dei ragazzi cinesi hanno telefonato a mio padre dicendogli che hanno trovato qualche giorno fa il mio telefono in un parco e che l'hanno acceso solo adesso, giorni dopo, non so perché. Gli è partito il blocco che avevo fatto con iCloud, quindi si è bloccato tutto il telefono, è venuto fuori il numero di mio padre, loro hanno telefonato a mio padre e gli hanno detto che devo andare a prendere il telefono nel loro ristorante cinese. E adesso sto andando a prendere il mio telefono, quindi cioè... non... Avevo già paura di dover spendere un sacco di soldi per un telefono nuovo. Soldi che non ho. Sono stato senza telefono per un bel po'. Ah, ma voi non sapete un cazzo? Non vi ho detto niente? Io, ragazzi, mi hanno rubato il telefono. Scusate, non vi avevo detto niente. Mi hanno fottuto il telefono lunedì all'allenamento. Ero a fare allenamento di Ultimate Frisbee e sono tornato dopo che è finito e non ho più trovato il telefono. Era spento, quindi qualcuno l'ha preso e l'ha spento. Sono andato a far denuncia alla polizia e tutto quanto, mi ero già rassegnato, adesso sto girando con sto catorcio S2 mio vecchio. Dopo due giorni in cui continuavo ad andare alla Wind per farmi fare la SIM sostitutiva e continuava ad esserci un qualche problema del cazzo e non me l'hanno fatta. Ci hanno messo due giorni, finalmente ho ottenuto la mia SIM e adesso vado a recuperare il mio telefono. Poi dovrò andare a fare la nano SIM perché è un iPhone, cazzi vari, però almeno il mio telefono. Che culo, ragazzi, che culo, andiamo a prenderlo. Ok, questo qua è il ristorante dove hanno in detenzione il mio cellulare. Andiamo a recuperarlo. Ton 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 ton. Guardatelo, tutto bello stitazzato come al solito. Bentornato! Allora, sono nella mia vecchia cameretta, che non vi faccio vedere perché in realtà sono nudo. Mi sono appena fatto la doccia e non trovo il phone. Devo essere a 10 minuti fa a un evento che dà mio padre, di cui vi parlerò tra pochissimo. E in tutto questo sono fradicio e non so come fare. Vedete che bella la mia vecchia cameretta. Qua c'era lo sfondo dei miei primi video sul canale Nels, che non c'è più ovviamente. Ah, ma lì sì. Ops. Allora, in questo momento sono a casa di mio padre. Casa mia l'abbiamo dovuta lasciare perché c'è da trasferire tutta la roba nella casa nuova e imbiancare. Quindi non posso star lì, nonostante io ancora non possa andare nella casa nuova, non posso restare nella casa vecchia. Quindi sono ospite da mio padre per una o due settimane. È difficilissimo fare questi vlog senza che voi sappiate che cosa ho passato in queste due settimane. E soprattutto è difficile per me entrare nella concezione di che cosa vi ho già detto e che cosa non vi ho detto, perché non sono abituato a non fare vlog e allo stesso tempo non sono abituato a farli ormai. Quindi devo fare sempre mente locale, ma questo lo sanno, questo non lo sanno, ed è difficile. Adesso devo andare a un evento che mio padre e sua moglie danno, dato che a Bologna c'è la Design Week. È un evento organizzato dalla moglie di mio padre, che è la proprietaria della Englen Folkers, un'agenzia immobiliare qui a Bologna. Devo praticamente andare a fare il reportage fotografico e video per loro. Adesso però corriamo, sennò mi spaccano la faccia sul serio. Soprattutto ho una fame assurda, da pranzo ho mangiato un barattolo di ricotta e là c'è il buffet gratis. Nonostante io stia in questa casa per poco e quindi sia una casa di transito, la ripresa in ascensore non poteva mancare. Non poteva mancare. Cosa sta succedendo? Esplode l'ascensore. È tardi. L'agenzia sua è quella lì, però la festa, i party, è negli uffici. Direi che sono questi qua. Sì. Salve. Io non so se sono in lista, sono tipo il figlio, Nelson Mercesario. Prego. Grazie. Sono tutti in giacca e cravatta. E io no. Direi che il posto non è per niente male. Dovete sapere che sta cretina è andata a studiare nel frattempo, mentre non ci vedevamo perché aveva la telecamera rotta. È andata a studiare a Londra. Vero. Cosa studi? Cosa studi? Biochimica. E quindi tipo è la prima volta che la vedo dopo un mese. Sì. E non sapevo neanche fosse tornata perché non me l'ha detto. Ciao papà. Ciao. Ben arrivati a tutti. Grazie. Oggi, ragazzi, sono il fotografo ufficiale della serata. Mi sa che avrai delle brutte foto, ma pazienza, sono gratis. L'importante è avere dei buoni filmati. Non sono gratis. Ah, è vero che mi faccio pagare. Il luogo si sta iniziando a riempire di gente in giacca e cravatta. Io sono ampiamente armato di una reflex che non so assolutamente come si usi. Sto scattando a caso, inquadrando cose a caso, ma magari qualcosa di carino nel caso viene. E tra un po' individuo il buffet, individuo dove sono i succhi di frutta e mi metto a bere e a mangiare.
Mo mi tocca lavorare, a dopo. Però ragazzi, notate che non ci sono macchiette in giro per lo schermo e questo è già è un enorme successo per noi. Ho individuato le scorte di cibo. Beh, però l'ingresso degli uffici è figo, eh. Sì. Non mi nascondo il fatto che probabilmente non potrei essere qui dentro, ma soprattutto ho un sonno allucinante. Prima di uscire mi sono sparato una tachipirina perché mi stava esplodendo la testa. E tutto questo casino non aiuta sicuramente. E la fame non aiuta sicuramente. E il fatto che dopo devo andare a imbiancare non aiuta sicuramente. Però ce la faremo. Non so assolutamente cosa sia, ma mi fa fame. Lì tipo stanno smerciando roba da mangiare. Ok, per ora sono riuscito a recuperare questo: del parmigiano, del prosciutto, del formaggio e del pane. Però è tempo di andare. Niente, qua la luce fa cagare. Non so dove cazzo devo stare. Ma qua è l'alta giusta. Oh, perfetto. Ma fa un po' cagare in realtà. Aspettate. Ok. Ci siamo. Allora, sono andato via dalla festa perché la gente non stava andando via, ma io sono stanco e soprattutto devo andare a imbiancare casa. Frank mi ha incastrato, io volevo rimandare tutto a domattina, far tutto domattina. Domattina imbiancare e domani pomeriggio finire di svuotare la casa. Invece stasera devo andare a imbiancare, nonostante siano già le 9, sarò là per le 9:30, inizierò a imbiancare per le 10. Morirò. Sono in piedi da stamattina prestissimo perché è tutto il giorno che insieme a Tonno porto di qua e di là scatoloni pesantissimi di roba. Ci siamo distrutti letteralmente la schiena. Però va fatto. Domani alle 4:30 ci prendono le chiavi, quindi bisogna agire in qualche modo. Sono qui prima di andare, quindi Frank, se stai guardando questo video sai perché sono arrivato in ritardo, per farvi il riassunto velocissimo di quello che è successo in queste 2 settimane. L'ordine è sparso perché non ho la memoria cronologica, non so cosa è successo prima e cosa è successo dopo, però sono successe queste cose. Frank è andato via di casa, sono rimasto da solo. È iniziata la nuova stagione di New Girl! È iniziata anche la nuova stagione di Suits. No, non è vero. È iniziata la nuova stagione di Brooklyn Nine-Nine. È iniziata anche, ed è forse la più importante delle tre, la nuova stagione di Shameless. Cioè, questi mesi saranno il paradiso, 3 serie che seguo, tutte ricominciate. Mi sto facendo crescere la barba. Mi sto facendo crescere anche i capelli. Mi hanno rubato il telefono. Sono stato preso a giocare in prima squadra, quindi serie A, ad Ultimate Frisbee nei disco bolo. Faccio schifo a giocare ad Ultimate Frisbee con i disco bolo. Che cazzo, si era stoppata la registrazione. Mi sono stirato un lato di inguine. Mi sono stirato l'altro lato di inguine. Mi sono stirato il muscolo sopra il ginocchio, di cui mi sfugge il nome, tipo... Non riesco a farvelo vedere. Questo! Mi fa ancora male. Mi è venuta l'influenza. Sono stato con la febbre. Ho continuato a fare tutto quello che facevo normalmente con la febbre. Quindi ho fatto tipo da untore per la gente intorno a me. Ho mangiato sushi. Ho ordinato poco cibo da asporto. Ho fatto allenamento dopo aver mangiato sushi e ogni 10 metri rischiavo di vomitare. Ho ritrovato il telefono! Beh, ve lo porto. È qui. Stavo per comprare l'iPhone 7, cioè in realtà non lo compravo, facevo un'offerta con la 3. Mi hanno rimbiancato il bagno e ho dovuto fare la pipì, la cacca e la doccia fuori casa, autoinvitandomi a casa degli amici per 2 giorni. Hanno macchiato tutta la doccia e il pavimento del bagno rimbiancando il bagno, quindi devo pulire. Ho comprato una nuova casa per Bor perché aveva capito che poteva passare in mezzo alle sbarre della sua vecchia gabbia e usciva e si faceva dei giri per casa, cosa non molto consona. Mi è scappato 2 volte. Ho ritrovato Bor 2 volte. Ho smesso di fare vlog. Ho ricominciato a fare vlog. Ho fatto 2 Q&A. Presto arriverà un nuovo Q&A. Ho fatto tutti gli scatoloni e portato via la roba da casa. Cambio casa. Ho trovato casa. Abbiamo preso casa. Presto, probabilmente, a meno che io non riesca ad andare a vivere con Cesare, che non sarebbe male. Perché l'abbiamo... Sto cercando di prenderlo e farlo vivere con me. Nel caso lui non venga, cercherò un coinquilino. Fatemi sapere se siete interessati. Sempre a Bologna. Vi farò vedere casa molto presto. Abbiamo fatto tutti dei tour dentro con tutto il club dei Manzi, ma non avevo la videocamera. Sono andato alla Cosmo Bike di Verona per Terza Rossa. Sto continuando a lavorare con Terza Rossa. Ho deciso quanto farmi pagare da Terza Rossa. Poco. Ho trovato una nuova videocamera da comprare e presto vi spiegherò che cosa ho intenzione di fare però per comprarla. Sono andato a fare il video ufficiale per la Race for the Cure, una maratona a fini di beneficenza contro il cancro al seno e a supporto delle donne che hanno avuto il cancro al seno, un tumore al seno. Per farmi rifare la sim dalla Wind,
Ci ho messo 2 giorni. Ho girato 3 negozi della Wind in un giorno. Costava 18 al posto che 10. C'era un blocco, c'era un altro blocco. Giorno dopo, altri 3 negozi della Wind. Abbiamo finito le sim. C'è un blocco, passa sto pomeriggio. E finalmente pomeriggio sono riusciti a cambiarmi, a darmi una sim. E sono tornato attivo nel mondo del telefono. Pensate che quando mi hanno rubato il telefono per chiamare la Wind e far bloccare la sim così che non chiamassero i siti porno o la Russia, ho dovuto far venire a mezzanotte Tonno a casa mia, che abita dall'altra parte di Bologna. È stato molto carino, grazie Tonno, anche oggi mi ha aiutato con gli scatoloni, grazie Tonno, sta cercando di acquisire punti probabilmente per puntare alla mia eredità, non lo so. È venuto e mi ha fatto telefonare la Wind, ho bloccato e lui è tornato a casa, quindi basta, direi che non ho fatto nient'altro. Adesso vado a imbiancare però, e Frank mi sta aspettando da una vita. Rispondo già a una domanda che mi è venuta in mente, che sicuramente qualcuno di voi mi farà. Frank non vivrà con me, è tornato a vivere con i suoi genitori perché ha lasciato il lavoro e torna a studiare all'università, va a fare matematica, per cui non poteva più permettersi l'affitto, e ha preso questa scelta secondo me molto saggia e che condivido pienamente. Bravo Frank. E la decisione che intendo non è andare via, cioè scappare da casa mia da vivere con me, che anche quella è una decisione saggia, è tornare a studiare all'università. Quella è la decisione saggia che intendevo. Bella Frank, sono tornato a vloggare, non sei contento? Siamo pronti a imbiancare la stanza, stiamo finendo di svuotarla completamente in modo da prendere i mobili che ci sono, intendo letto e armadio, metterli al centro della stanza così da non sporcarli e dare una mano di bianco a tutto il muro perché è pieno di schifo dappertutto. Abbiamo coperto di carta di giornale le cose copribili di carta di giornale, di scotch le cose copribili di scotch, tipo i battiscopa e le prese elettriche. Mo Frank sta stuccando e mi sa, sono zoomatissimo, che rimandiamo la pittura dei muri di bianco a domani, così che lo stucco faccia in tempo ad asciugarsi. Non è vero, scherzavo, imbianchiamo oggi. Sei carico? No, ma anche perché lo fai. Sì, adesso lo faccio, tu vloggi però. Fanculo, figura. Ho fatto un pezzo, adesso andiamo a portare qualche scatolone, qualche oggetto che è di là in salotto, nella casa nuova. Poi, se non ho troppo sonno, continuo a imbiancare, altrimenti vado a dormire e torno domattina presto, che mi sa che sarà la cosa che farò. Adesso posso finalmente far vedere il mio portone di casa dopo un anno in cui non ho mai fatto vedere il mio portone di casa. Questo è il mio portone di casa. Bravo. Fatti bravi. Ci siete ancora? Bravo. Bravoni. Non vi hanno rubati. Macchina piena, portiamo la roba nella casa nuova. Che bello. Lezionale 9. Arrivato in pigiamato e official brand 2K16. Buonanotte ragazzi. Grazie per aver guardato il video. Lasciate un mi piace qui sotto. Cerchiamo di arrivare a 1000 perché mi aiuta davvero tanto. Grazie. Ci vediamo domani con un nuovo vlog. Ciao.